pronti per la nostra serata basket con una possibile incursione anche nel calcio per l'ultimo intervento della nostra Chiara Ronchi con il presidente Giorgio Grassi, ma ci dobbiamo concentrare sul basket perché abbiamo davvero tanto di cui parlare questa sera e anche un po' di noi legato a RBR e a una nuova trasmissione che partirà proprio questa settimana, giovedì alle 20:35. Vi aspettiamo con RBR che gioco il basket. Prima puntata appunto di questo nuovo format. Andiamo subito a scoprire i nostri ospiti, partendo dal nostro Alessandro Ceccoli. Buonasera Alessandro. Ciao Roberto, buonasera a tutti. E poi abbiamo l'MVP, perché è vero, di questo match, e Piccio Bianchi. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ti chiamo Piccio direttamente perché tanto se no non capiscono, sì, bene, non collegano se non ti chiamo Piccio. Ormai ti conoscono così. Ti conoscono così. Ovviamente guardia di RBR, invece il coordinatore del settore giovanile della società Rinascita Basket Rimini, quindi che coordina tutte le 10 società per quanto riguarda i settori giovanili, quindi un bel lavoro insomma, che si è assunto. Franco Foschi, buonasera. Buonasera, buonasera. E bentornato a Calcio.Basket. E buonasera al nostro Daniele Bacchi. Buonasera. Reduce tra le altre attività, a me piace perché mi piace parlare ogni tanto di cultura anche così, da questo concerto bellissimo che c'è stato giovedì, al quale ho anche assistito, concerto di Natale per la città di Rimini, con il patrocinio del comune della provincia di Rimini, un grande successo, ovviamente organizzato da Daniele in primis, ma con il sostegno del Lions Club Rimini Riccione Host e di Università Aperta Masina Fellini. Sì, diciamo che è nato da una mia idea personale, ma è diventato rapidamente proprietà di tutta la città. È stato abbracciato dalla città, che è una cosa sempre molto bella. Il perché abbiamo, diciamo, sfondato l'ostacolo di quello che è il concetto tradizionale di solidarietà e siamo arrivati invece a quello molto più importante della condivisione. E il pubblico che era presente dentro la chiesa di Santa Chiara lo ha dimostrato, era veramente foltissimo. Il programma che abbiamo proposto era di altissimo livello e avrebbe meritato addirittura un pubblico da RBR, se vogliamo fare un parallelo, perché siamo riusciti a portare dei musicisti e dei cantanti di primissimo piano e che ho dovuto più o meno congelare nel mese di aprile per poter avere la certezza di portarli lì con noi. È stato un successo straordinario, posso dirlo in anteprima, il destinatario benefico di questo evento è la Onlus Arup, che si occupa delle famiglie dei bambini che sono ricoverati presso l'oncomatologia pediatrica dell'ospedale di Rimini. E con questa iniziativa riusciremo a consegnare loro la cifra tonda di 3.000 euro. Beh, complimenti. È un ottimo risultato. Complimenti. Per la casa accoglienza, tra l'altro, per ricordiamo la casa che una iniziativa è molto una bella. Straordinaria realtà, e questo è un fatto molto positivo perché è un movimento di Rimini sulla città di Rimini, sulle persone che vengono qui. Se uno va in via Fogazzaro, vede dove ha messo i suoi soldi. Sarà banale, ma è importante. Io so che ho preso dalla mia tasca una banconota di 10 euro e l'ho messa lì, ma in realtà la vedo perché è lì, in una casa bella dove tante aziende hanno messo il loro contributo e dove le famiglie dei bambini che già patiscono una sofferenza straordinaria possono trovare un po' di sollievo perché si incrociano in un ambiente che è familiare. Bellissima, bellissima iniziativa. Grazie moltissimo, questo lo devo dire a Icaro TV e a Roberto Bonfantini in particolare perché che ci ha messo tanto del suo e gratuitamente mi ha aiutato a divulgare e a diffondere questa iniziativa, quindi per me è stata un'emozione straordinaria, anche grazie a voi. Grazie a te Daniele per questa cosa. Non abbiamo fatto niente rispetto al confronto insomma di chi poi anche si è messo in gioco, quindi dei musicisti. Invece parliamo Piccio di questa partita, perché qui siete partiti subito forte, insomma avete subito fatto capire a Castelnuovo che non ci sarebbe stata trippa per gatti, ma Castelnuovo è rientrato, è rimasto attaccato, non ha mai mollato poi alla fine, quindi è stata partita vera. Sì, infatti per me è stata la squadra diciamo più
piuttosto che abbiamo incontrato finora, non hanno mollato mai, fino a 5 minuti dalla fine sono stati, eravamo distanti di 10 lunghezze, e devo dire che sono, secondo me, un'ottima squadra. Gli mancava un lungo che entrava dalla panchina, che era Palma Benfenati, però anche noi avevamo Giorgio che non era al massimo e Dini che è ancora infortunato. Abbiamo tenuto l'intensità alta tutta la partita, diciamo che è stata una partita più all'attacco che alla difesa, visto il punteggio 98-78. Abbiamo fatto canestro da entrambe le parti, però alla fine abbiamo vinto perché ne abbiamo fatti più noi. Più l'attacco che la difesa, ma tu hai anche fatto un paio di recuperi come poi volata canestro, sì, quindi hai unito tutte e due le cose. Sono un po' spezzato la schiena per fare quel salto, però dai, è stato soddisfacente dopo sentire tutto il pubblico che grida il tuo nome, è veramente emozionante. Primo titolo da MVP di questa stagione per te? Ho fatto nevicare, vero? Ho fatto nevicare. No, ho cercato di dare il massimo. E diciamo che con le triple che ho fatto a inizio partita sono entrato in fiducia, sono entrato ancora in più in fiducia di quel che già ero nei primi minuti, che con le difese, con la difesa che avevo fatto. E niente, dopo la partita ho continuato a fare quel che ho sempre fatto e è andata bene. Bene, complimenti per questa prestazione. Alessandro, che partita hai visto? Ho visto la partita dove, RBR, però come diceva Pizzo, gli avversari i più soliti visti fino adesso. Poi mi hanno raccontato di una realtà veramente molto molto bella, perché vicino a noi c'era un dirigente di Castelnuovo che ci ha raccontato che questa è una realtà espressa da 8.000, un paesino di 8.000 abitanti sull'Appennino Reggiano, dove quando molti giocatori che vengono contattati, che la società è solida, paga gli poco di stipendio che c'è per categoria eccetera eccetera, molti non vanno perché vedono dov'è, perché praticamente è a 45 km all'interno di Reggio Emilia. Quindi sulla, diciamo, strada, che non è proprio sulla strada che va alla Spezia, insomma, dai. Diciamo che per uno, per andare a giocare in Serie C là, insomma, ci vuole una bella voglia. Confermo, ho giocato l'anno scorso con un metro di neve, ecco, tra l'altro, incredibile. Però è una società dove ci sono tanti dirigenti, gente del posto che dà una mano a livello così proprio di volontariato, tanto che in trasferta adesso sono venuti a fare le riprese perché comunque il loro coach vuole fare l'analisi della partita. Cioè, è una società a livello, è la terza realtà della provincia di Reggio Emilia come categoria, perché prima c'è Scandiano e chiaramente la Griffin Ball, però sono un'espressione bellissima di un paesino che gioca a alti livelli, una Serie C. È una squadra solidissima e Rimini chiaramente è la squadra più forte del girone, credo che sia la squadra più forte, non nascondiamoci, la squadra più forte della Serie C e anche di molte di Serie B, però in questo momento qui chiaramente ogni volta che c'è da spingere sull'acceleratore, se lo riesce a fare bene, quando la partita sono leggermente in equilibrio riesce ad andare via. Pizzo ieri è stato il migliore in campo perché dà energia, è un giocatore che dà energia, al di là delle triple che le ha sempre avute, al di là della parte offensiva, è un giocatore che probabilmente è esattamente quello che vuole Massimo Bernardi, un giocatore che si dà la panchina, che dà energia, che difende, che si sbatte, che lotta, che tira, che sbaglia, che però si sbatte, è quello che vuole Massimo. E ieri lui ha fatto una partita, secondo me, dal mio punto di vista, straordinaria, come altri 3-4 ragazzi di RBR, perché Rivali ha dato un paio di assi, uno poi da Serie A piena. E anche se hai fatica a dare un assist, riguardo da una parte con la palla, uno dei 13, dei soli 13 assist, sì, ma ne ha fatto uno che chiaramente bisogna andare a cercare nelle immagini, ma è stato strepitoso, guardava 40. Da un'altra parte, sì, con una sbracciata. Ho applaudito anch'io mentre ero in campo con contagiri. Sì, una cosa allucinante. Allora, qualche cifra, visto che siamo partiti anche con le statistiche. Top scorer i fratelli Bedetti, 40 punti in due, equamente divisi, 20-20, insomma, niente male. Francesco forse un po' meno brillante del solito nelle percentuali di tiro, però ha andato a pieno il loro contributo. Poi abbiamo detto di Bianchi che ha scritto 16 più 6 rimbalzi e 7 assist, quindi insomma niente male, devo dire, anche le tue statistiche. 14 punti per Capitan Saponi, che è partito in quintetto proprio per i problemi a cui faceva accenno prima Piccio, di Broglia, che ha rischiato anche di non giocare. 12 con 4 bombe per Pesaresi, che si conferma Mister Tripla, come l'abbiamo ribattezzato già diversi anni fa. Insomma, quindi diciamo che una vittoria di squadra, quindi
vincere il titolo MVP non è mai facile qui con tutti questi giocatori così forti. Daniele, una partita che Rimini ha messo subito in chiaro e che però è stato un importante test, perché Castelnuovo non ha mai mollato, neanche nei minuti finali si era portato anche a meno 12, aveva provato a rientrare, insomma hanno dovuto lottare fino alla fine. Finalmente abbiamo visto una partita che sia durata almeno 35-36 minuti. Io era già un paio di lunedì che la chiamavo, no? Una partita che non finisse al ventesimo. E finalmente l'abbiamo vista. Stavi per chiedere il rimborso di metà biglietto. Era anche ora, insomma, sì, potremmo anche chiedere il rimborso di metà biglietto. Era anche ora che si vedesse qualche cosa. È chiaro che anche per loro, secondo me, c'è il problema di essere un po' troppo superiore agli avversari. Quando tu alla fine ti trovi che al trentesimo sei sempre sopra di 20, ci può stare che uno rallenti un attimo, punto. Bernardi no, punto. Esatto. Tant'è che gli strilli si sentivano anche da dopo lì scatta il sergente Vasore Hartmann, esatto. Non scatta Massimo Bernardi, pur metal jacket. Ci può stare, perché oggettivamente c'è questa differenza. Infatti nell'ultimo quarto ci sono stati alcuni svarioni, un po' di distrazioni difensive, e li abbiamo visti gli avversari arrivare vicino al ferro in maniera molto semplice. Però dopo Bernardi ha fatto i suoi strilli e abbiamo chiuso lì. In ogni modo c'è stata sempre comunque sì una bella vittoria di squadra, e questo comunque è il marchio di fabbrica di RBR, non c'è niente da fare. Posso chiamarti Nicola? Sì, sì, come ti senti? Io l'ho conosciuto così per la prima volta. Rappresenta poi sì, un entusiasmo, un qualche cosa. Io lo conosco già da un po' di anni e fa parte di quelli che io definisco i miei bambini, no? che ormai è una storia lunga questa dei miei bambini. Loro, nessuno di loro si offende, tanto io posso essere tranquillamente il loro nonno. E ha cuore, si vede come sta in campo, insomma, quindi la gente non può che volergli bene. A un personaggio come lui non può che volergli bene, una bandiera. Allora, andiamo subito dalla nostra Chiara Ronca, perché vedo che Chiara Ronca è insieme a Giorgio Grassi, il presidente del Rimini. Sì. Esatto, Roberto ha appena scartato il suo forse primo regalo di Natale, immagino. Una bicicletta, quindi mi viene appunto questa battuta scontatissima: hai voluto la bicicletta e ora pedali. Ecco, mi stava appunto dicendo dei vari incontri in Lega, tutte queste cose qui. Si vede la luce in fondo al tunnel? Sì, diciamo che per l'ennesima volta oggi, nell'incontro che abbiamo fatto a Firenze, si è capito quanto il sistema tenga poco alla Serie C. Ci aspettavamo tutti che avrebbero proposto 7 promozioni per recuperare i mancati ripescaggi di quest'estate, invece naturalmente in una Lega, in una federazione a trazione A e B, questo risarcimento non ci è stato dato, e quindi non si è parlato di soldi, non si è parlato di contributi, non si è parlato di sostenibilità. È un sistema che non è amico del calcio in generale, del calcio minore, e noi dobbiamo rassegnarci, così è, insomma. Roberto, chiedimi pure. Allora, Chiara, volevo chiedere al presidente innanzitutto se è soddisfatto dei 21 punti del Rimini, sì. Se si aspettava invece qualcosa in più o eventualmente qualcosa in meno, e poi se praticamente ha già pronto il regalo di Natale per i tifosi biancorossi. Chiedono se è soddisfatto dei 21 punti, se ne voleva di più, se non se li aspettava, e qual è il regalo per i tifosi biancorossi, il regalo di Natale? Allora, diciamo che il punteggio conseguito è accettabile, perché alla fine ancora la squadra non ha carburato, secondo me c'è anche qualche lacuna che cercheremo di colmare. È chiaro che io mi aspetto sempre di più, sono una persona tendenzialmente incontentabile, nel senso che mi aspetto da me stesso prima, per quello che faccio, per il mio lavoro, ma anche dai collaboratori, che si lavori per ottenere risultati migliori, insomma, di quelli che abbiamo ottenuto. Per quello che riguarda
cosa ci si aspetta da Babbo Natale Rimini o Babbo Natale Giorgio. È chiaro che lavoreremo per rafforzare la squadra con 3-4 elementi importanti, e non abbiamo tantissime cartucce da sparare perché stavolta non possiamo sbagliare, e sono convinto che con pazienza porteremo a casa quelle figure che faranno al caso nostro, per chiaramente per accelerare poi nel giro di ritorno e raggiungere una salvezza tranquilla. Quindi puntiamo alla salvezza, non puntiamo più in alto? No, diciamo che forse abbiamo cullato qualche illusione di troppo quest'estate, pensavamo che l'organico che avevamo predisposto fosse un po' più competitivo, purtroppo non lo è stato, adesso dobbiamo lavorare su quegli accorgimenti, come ho detto, su quegli aggiustamenti che sono, come si dice in questo caso, non sostanziali, perché cerchiamo grande qualità. Poi per quello che riguarda i numeri, 17-18 ragazzi li abbiamo già assolutamente affidabili, dobbiamo inserire tre titolari, sicuramente uno in difesa, uno a centrocampo e due in attacco, per migliorare dove siamo stati carenti. Abbiamo fatto pochi gol, ne abbiamo presi troppo, questo vuol dire un po' carenti in difesa, carenti in attacco, ma sicuramente è mancato anche un direttore d'orchestra in mezzo al campo che desse i tempi, che desse una mano alla difesa quando necessario, ma ispirasse anche maggiormente le punte, cosa che forse non è avvenuta. Pietro diceva che forse manca un pochino di cattiveria, ovviamente in senso buono. Come si può colmare questa lacuna con un po' di esperienza? Diciamo, la cattiveria non è un valore, un elemento congenito, perché veniamo da 2 anni in cui abbiamo sempre vinto, quindi la squadra non ha assorbito quell'agonismo, quella attitudine alla battaglia che hanno altre. Secondo me nelle ultime partite in casa, con i risultati che abbiamo ottenuto alla fine della partita, hanno dato la dimostrazione che un po' la mentalità è cambiata, che ci crediamo fino alla fine, e quindi anche da questo punto di vista penso che abbiamo già registrato dei discreti miglioramenti. Roberto, se qualche domanda? No, soltanto se vuole approfittare dell'occasione per fare gli auguri a tutti i tifosi biancorossi che ci stanno seguendo. Certo, vuole approfittare per fare gli auguri a tutti i tifosi che stanno guardando? Sì, ne approfitto per fare gli auguri di Buon Natale, naturalmente, di un prospero 2019 a tutti coloro che seguono la vostra emittente, a tutti i tifosi, a tutta la città, perché credo che le fortune calcistiche della prima squadra della città, della squadra che riscuote il maggior numero di simpatizzanti, faccia bene tutti. Se Rimini calcisticamente fa bene, dà un po' di gioia, un po' di serenità a tutti quanti, e anche dà un'immagine migliore di quello che questa città può fare, soprattutto con il progetto Rimini, che è un progetto etico, un progetto dove ci sono grandi valori umani e morali in gioco, e dove noi desideriamo poi essere un esempio per tutti quanti, soprattutto per le cose che facciamo. Grazie a tutti in ogni caso per la simpatia. Grazie mille Presidente. Roberto, siamo addirittura d'arrivo, ne approfitto anch'io per fare tanti auguri di buone feste e buon proseguimento di serata. La nostra super inviata anche quest'anno alla festa del Rimini, e ovviamente auguri di Buon Natale, poi ci riferiamo anche di persona nella nostra festa invece di Icaro, che sarà domani sera. E allora torniamo invece al basket, perché quello che ha detto, faccio un po' sfrutto l'assist di Grassi, quello che ha detto Giorgio Grassi per il Rimini, Franco, vale anche per RBR nel basket, e noi che siamo calcio.basket direi che lo sfruttiamo a pieno questa assist. Esattamente, sì, il presidente ha detto cose molto, molto giuste, e ci vediamo anche noi in questa filosofia. Da quest'anno abbiamo intrapreso questa strada molto difficile, molto ardua, ma molto esaltante e motivante, e deve essere, secondo me, un modo di fare sport, sia calcio, basket, da esportare. Insomma, credo che sia un progetto questo di RBR, ma anche del Rimini Calcio, insomma,
due progetti molto interessanti e molto avvincenti. Io perlomeno lo vivo in prima persona ed è veramente, come detto, molto impegnativo, ma d'altro canto dà grandissime soddisfazioni. Ecco, raccontaci un po' come sta procedendo il tuo lavoro, perché insomma te sei coordinatore di una realtà che, alla quale fanno capo ben 10 società del territorio, e sono tutte società importanti, spesso con grandi numeri. Sì. Comunque insomma è un lavoro davvero importante, insomma, tanto sai quando hai, certo, hai accettato l'incarico che sì, ci sarebbe stato da pedalare parecchio, a proposito della bicicletta. Sì, di Grassi, esatto, no? Sì. Credo che la metafora della bicicletta sia calzante anche per te. Sì, calzante, sì. A parte questo, ho incontrato persone che sono tutte motivate a far bene, nel senso che questo progetto è nato quest'anno e anche molto di corsa, visto i tempi ristretti. Però, come detto, non è facilissimo, soprattutto non è stato facilissimo nell'organizzarci all'inizio stagione. Poi, delineati gli obiettivi, e soprattutto dopo. È stata la conoscenza importante, l'anello principale di congiunzione fra di noi, quindi molte riunioni, molte situazioni insieme da condividere e soprattutto un progetto da condividere tutti insieme. Questo è stato, secondo me, la cosa principale, il fatto di essere tutti allo stesso piano e di condividere tutti i progetti insieme. E adesso, tra l'altro, da questa collaborazione tra RBR e Icaro TV, il gruppo Icaro, è nata una nuova trasmissione, un nuovo format televisivo, che è un po' uno spin-off di quello che è stato Che Gioco il Calcio, una trasmissione di successo della scorsa primavera. In questo caso ovviamente parliamo di basket, e in questo caso c'è anche proprio un brand, che è quello di RBR, che viene esaltato anche nel nome di questa nuova trasmissione, da questo format che si chiama appunto RBR Che Gioco il Basket. Vi aspetto giovedì, perché sarò io in conduzione anche per quanto riguarda questo appuntamento, 20:35 tutti i giovedì, a partire appunto da questo che arriva, con le squadre, le 10 squadre, le 10 società perlomeno di RBR, che si sfideranno in studio. Quindi avremo ospiti in studio i giovani cestisti delle 10 realtà di RBR, che ci sfideranno, e poi vedremo chi si aggiudicherà questo primo trofeo televisivo. E allora abbiamo pronta la sigla e andiamo a vedere appunto, come anticipazione, la prima volta che viene messa in onda, la sigla di RBR Che Gioco il Basket. Giovedì 20:35, anche durante le feste di Natale, perché insomma si è in casa e è bello anche che le famiglie si riuniscano attorno alla televisione per vedere però qualcosa di divertente tutti insieme ai propri bambini, appunto, per seguire e cercare di indovinare anche le prove non facili di questa trasmissione. Ricordiamo invece che l'ultima puntata del 2018 di Calcio.Basket, che poi tornerà il 7 di gennaio, appunto, con la ripresa dei campionati. Anche se Rimini continuerà un vero e proprio tour de force, perché il 26, per quanto riguarda il calcio, giocherà con la trasferta appunto sul campo del Renate dopo l'impegno di sabato con la Vispesaro. Il 30 invece, alle 16:30, ci sarà Rimini Ternana, quindi insomma saranno vacanze impegnative sotto quell'aspetto. Abbiamo anche un messaggio. Buon Natale a tutto lo staff di Icaro TV e anche a tutta questa squadra straordinaria RBR, che ha portato in 3 mesi i riminesi ad amare di nuovo il basket. Da Rita. E questo in effetti è un bel messaggio che va a riassumere un po' quello che stavamo dicendo in precedenza. Allora, prima di fare il giro di campionati, andiamo a sentire che cosa ha detto il tecnico di RBR, Massimo Bernardi, alla fine della partita. Avevamo, Piccio, anche il tuo intervento, ma chiaramente lo vedranno gli amici che seguiranno poi dopo la partita, perché sei qua e quindi non abbiamo riproposto, visto che abbiamo la fortuna di averti qui dal vivo. Sentiamo coach Bernardi. Massimo Bernardi, insomma, che bel modo per augurarsi buon Natale tra tutto il mondo RBR. È una partita fantastica, vinta di 20, segnato 98 punti, e il pubblico si è divertito non solo per i regali ai bambini, ma anche per le giocate di altissima intensità proposte dai tuoi giocatori, insomma, Bianchi con quei 2 recuperi, la schiacciata di Luca Bedetti. Qual è tra queste cose che ti ha emozionato di più, che ti è piaciuta di più?
cosa che mi ha emozionato di più è vedere il nostro pubblico partecipare e divertirsi, cioè quello che ci riempie il cuore è quello. Essere orgogliosi del fatto che le persone sono orgogliosi di noi e noi siamo, questa è la nostra soddisfazione più bella. E il pubblico e il fatto di avergli dato una gioia, averli fatti divertire, e con questa partita ci tengo a nome di tutta la squadra nel fare i migliori auguri di buon Natale, sereno Natale con gli affetti più cari e una buona fine, buon inizio 2019, che sia un anno meraviglioso e bello da passare insieme con tante soddisfazioni sportive e dal punto di vista anche umano della vita normale. Ecco, oggi partivi senza Dini che già da qualche partita è fuori, ma anche senza Broglia titolare, reduce dall'influenza, lo hai utilizzato un po' con il contagocce, ma Saponi si è fatto trovare pronto, ha giocato una gran partita, poi appunto hai trovato un grande apporto di Bianchi dalla panchina. E nonostante tutto però l'impressione è come, cioè, del vostro vantaggio nella partita, ma che Castelnuovo fosse comunque lì, è arrivata anche a 6 punti di distanza e, diciamo, questo vi ha fatto tenere comunque sempre l'attenzione alta durante tutta la partita. Sì, hai detto bene Marco, l'attenzione deve essere sempre alta. Castelnuovo è una ottima squadra, è una squadra organizzata con dei giocatori molto, molto bravi. E noi eravamo una settimana un po' così in emergenza, diciamo, perché Broglia non si è mai allenato e quindi è venuto soltanto alla partita, non era nelle migliori condizioni. Poi abbiamo Francesco che sta un attimo stringendo i denti perché c'ha un ginocchio che gli dà un po' di fastidio e quindi non eravamo nelle migliori condizioni. Ma i ragazzi sono stati fantastici, i ragazzi sono di un'energia, di un cuore incredibile. Lavoriamo bene, siamo una squadra vera, tosta, difendiamo forte e la chiave per noi per giocare bene è quello, l'energia che mettiamo in difesa. Quando riusciamo a mettere energia in difesa, come l'abbiamo fatto per diversi tratti, siamo incontenibili. Piccio recupera palloni, Vedetti e Muro in difesa, Rivali ruba palloni, Saponi guarda i tabelloni ed è un custode serio e fedele. E quindi riusciamo a giocare in contropiede come abbiamo fatto. A volte succede che gli avversari, o tatticamente mettendo una zona, oppure paradossalmente sbagliando tiri, sbagliando attacchi, noi ci abbassiamo un attimo e ci appiattiamo al ritmo degli avversari e questo rallenta un po' tutto il nostro essere. Invece i ragazzi sanno bene che noi dobbiamo alzare i ritmi, dobbiamo essere entusiasmanti, dobbiamo emozionare. Se noi ci emozioniamo, se sputiamo sangue, se ci buttiamo sui palloni vaganti, se corriamo e abbiamo piacere della salute di correre in contropiede, allora ci trasciniamo tutto il pubblico e diventiamo, insomma, una sinergia bella, importante. Fa bene sottolineare sempre l'apporto del pubblico, perché un pubblico straordinario penso che vi dà una bella carica, no? Sì, ci dà una bella mano quando magari siamo in momenti di difficoltà, che facciamo dei canestri importanti, oppure quando dobbiamo prendere il largo, fare canestro, sentire il pubblico che comunque ti applaude, incita la squadra, è sempre una mano in più, diciamo. Sì. Il sesto uomo in campo. Sei contento della tua stagione anche a livello personale? Chiaramente di squadra non può che dirmi sì, perché avete vinto, avete fatto filotto. Sì, a parte le 2 partite in cui ho giocato, diciamo, così, per il resto sono contento come sta andando, contentissimo per la squadra, perché per ora siamo a 10 vittorie e aspettiamo il nuovo anno. Bene, nuovo anno che inizierà tra l'altro il 6 gennaio già alle 18, ancora al Flaminio con il Fiorenzuola Basket, ma ci sarà tempo per poi presentare questo match. Invece andiamo a fare il nostro giro dei campionati, perlomeno delle squadre che solitamente seguiamo durante il nostro appuntamento. Il Basket C femminile ha vinto 8 su 8 anche per l'Happy Basket Rimini, complimenti davvero a Filo Rossi e le sue ragazze, con il progresso 50-37, 15-11, 9-11, 11-6 e 15-9 i 4 parziali, 11 punti di Ada Palmisano, 8 di Farinello. L'Arenauto tornerà in campo a Forlì martedì 15 gennaio per il match con l'ICS. Andiamo in AC Silver maschile, l'Artusiana Forlimpopoli ha battuto di 10 la Dulca Angels e Sant'Arcangelo, 79-69, 21-14, 36 pari, 60-54 tra i locali. Agatensi ne mette 25 per i Dulca, 19 di Raffaelli, 16 di Fusco e 13 di Zannoni. Ancora in AC Silver, basket Gualdo, pallacanestro
Titano 69-66, 15-16, 31-34, 49-46 i primi tre parziali, 17 punti per Macina e Cambini e 10 per Felici. Venerdì la trasferta di Iesi con l'Isis. E poi per la D, Giardini Margherita, Polisportiva Stella 63-71, 16-25, 31-42, 52 pari i primi tre parziali, prima vittoria esterna per la Stella con in doppia cifra Bomba 18 punti, Del Turco 17, Pinto 13 più 7 recuperi e 3 stoppate, Amadori 11. Ultima partita del 2018, venerdì 21 alle 21:15 in casa contro Budrio. Ancora in Serie D per il Bellaria Basket che supera nettamente la scuola Basket Ferrara 81-51, quindi 30 punti di differenza, 27-16, 44-26, 60-38 i primi tre parziali, 5 bianco-blu in doppia cifra, 17 per Foiera, 16 per Benzi, 13 per Tassinari e Galassi, 11 per Maralasso, dedica ad Alex Gavagna e vetta della classifica. Ovviamente anche noi siamo vicini ad Alex, che è stato ricordato anche nella periferia prenatalizio di RBR, con il quale poi chiuderemo questa nostra serata basket. Ancora in Serie D, la Dani Riccione torna alla vittoria 73-72 sul Pianoro, 21-16, 43-28, 50-44 i primi tre parziali, ben 42 i punti firmati dagli under dei Dolphins, 13 per Pierucci, 10 per Diagne, 12 per Mazzotti e 7 per Alberto Stefani, che ha 15 anni e ha quasi 2 metri di altezza. Poi avrebbe potuto dare qualche centimetro in più a me, ma va bene così, almeno può fare una buona carriera. Alla sua seconda gara con la D, MVP dell'incontro Amadori, che ne mette 15 e tira giù anche 10 rimbalzi. Sabato alle 21 si torna in campo per il turno prenatalizio a Ferrara contro la terza della classe. Chiudiamo con la promozione, con il derby tra BC Sant'Arcangelo e Rosencrown Villanova Tigers 56-68, con appunto i tre parziali che si chiudono sul 15-18, 26-31 e 40-44 per gli Angels, 12 di Mussoni, 11 di Guzzur e 10 di Carasso, per i Tigers 26 di Saccani, che ha fatto ovviamente la voce grossa, e 12 di Panzeri. Per il basket in carrozzina invece non ha giocato Daniele l'NTS Riviera Basket Rimini, che ha finito il girone d'andata. Finito il girone d'andata, si ricomincia il 20 di gennaio. Quindi insomma adesso lunga pausa. Lunghissima pausa. Per ricaricare un po' le batterie. Per ricaricare le batterie, perché le batterie, la fatica poi è tanta. E poi si tornerà in campo. Noi ricordiamo anche il concorso Tappin Rosencrown, miglior tiratore dei libri di RBR. Vediamo il nostro Piccio come se la sta cavando. Non ne tiro tanti io. Non ne tiri tanti. Allora, no. Qui abbiamo Pesaresi 89. E non mi stupisco, perché insomma la mette da tre a occhi chiusi e il tiro libero lo farà con una mano legata dietro la schiena. Rivali 88, anche qui. Rivali siamo, è stato meglio secondo me. Vedi sopra. Rivali di solito sta sopra il 90. L'ultima partita ne ha sbagliati 1-2. E, diciamo, Pesa mi sembra che non abbia sbagliato, quindi la ne ha approfittato per scavalcarlo. Sì. Poi abbiamo Luca Bedetti con 86, Broglia con 82, Saponi 79, Francesco Bedetti 78, Ramilli 62, Bianchi 50 insieme a Vandi e poi Dini 40. Devo migliorare l'allenamento. Bisogna un po' più grande. Sì, però con 50 con 2 su 4, 3 su 6. Non lo so, non tirati pochi. Tanti. Beh, ma un po' pochi. È chiaro pochi. Che quando sono pochi, cioè uno fa 1 su 2, ma ha sbagliato uno. Cioè, dopo. Sì, sì, però devo fare meglio, dai, 50% è poco, è basso. Le statistiche sono così. Franco, l'obiettivo che vi siete posti per questo 2019, visto che lo ricordiamo, insomma, sembra che esista da sempre RBR, ma è nata solo qualche mese fa. Sì, sì, no, sembra, ripeto, siamo partiti quest'estate in un caldo atroce a fare queste riunioni, e da queste riunioni sono nate tre squadre d'eccellenza, l'Andrea 18 Eccellenza, 16 e 15. Tutte e tre le squadre stanno portando avanti i loro campionati, secondo me in maniera ottima, e niente, stiamo costruendo quello che sarà il futuro della squadra RBR, quindi abbiamo messo i ragazzi più interessanti insieme e facciamo questi campionati eccellenza. Da di qui, come detto, ci saranno poi i prospetti più interessanti che potranno così portare, provare ad essere il piccio del domani, insomma. Fatemi venire bene fuori dei picci. Magari tirando meglio i liberi, ecco. Magari con il percentuale migliore i liberi, però. A proposito, c'è una domanda per Piccio. Ho visto che hai fatto una nuova esultanza, ce la puoi spiegare, Mimare?
Non che nove esultanze fa? Ma durante la settimana io e Francesco Benedetti ci eravamo messi a fare nove esultanze. Allora ho tirato da tre e ho fatto tipo arciere così. E ci siamo guardati io e Francesco. L'hai già fatto a Bolt quella però? Non è quella di Bolt? A Bolt ha fatto, mi sa, tipo così. Sì, la saetta forse. Sì, 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 tipo una saetta. Faccela vedere, faccela vedere anche. Credo che sia contento Massimo per questo. Sì, sì, sì. Ha tirato, poi ha fatto così. Ma mentre guardavo Francesco Benedetti, anche ce la siamo fatti insieme, diciamo. Adesso gli fa fare free climbing a Magni Mughe. Un po' alla Robin Hood, sui chiodi. Un po' l'esultanza alla Robin Hood. Sì, sì, sì. Va bene, va bene, bene. Ma non benissimo. Adesso prossima settimana vediamo Massimo come rimedia. Come reagisce, come sì, reagisce. Esatto. Io volevo fare una domanda a Nicola. Pizzo perché? Perché io non lo so, devi spiegare perché pizzo, se si può dire, se non è una cosa troppo personale. No, no, non ho problemi a dirlo, ce l'ho ormai da quando avevo 10 anni, a un campeggio che ho fatto da piccolino, diciamo davo fastidio, la notte avevamo i letti a Castello, a quello sopra di me, e c'era il cugino di una mia amica che era di Milano, e a Milano pizzo vuol dire pirla. Ah, okay. E quindi da lì è partito. Quindi ti abbiamo offeso per tutta la puntata senza saperlo. Sì, però, sì, ma ormai fa parte di me. Ormai è endemica, ormai. Anche perché, oh, fortunatamente qui non lo sapevamo. Quindi noi quando parliamo in partita, durante la partita, mando di Andal Pirlo tutti quanti. Lui, perfetto, vabbè. Benissimo, allora innanzitutto auguri ovviamente a tutti voi, e noi non so se volete fare anche, soprattutto i nostri opinionisti, volete fare un augurio anche voi ai nostri telespettatori, proprio veloce. Un augurio lo facciamo volentieri, grazie a tutti, auguriamo a tutti un buon Natale, delle buone festività e un 2019 migliore del 18, se è stato comunque sia migliore di dell'anno appena passato, comunque è andato. E ci rivedremo qui su questi schermi il 7 di gennaio. Il 7 di gennaio, il 6 si gioca e il 7 siamo qua. Il 6 saremo in campo, il 23 c'è. No, lui è in campo. Una pausa di riposo. Beh, diciamo che anche noi. Sei più vicino del anche campo. Io sono più vicino del campo. Quando ci sono dei ragazzi che ci fanno sentire quell'attaccamento al pallone, al gioco, in campo ci siamo anche noi. Io ormai sono già 10 anni che sono la Vox Populi, no? Perché me la sono ritrovata cucita addosso, e oggettivamente mi piace moltissimo essere la Vox Populi, perché ho sempre fatto la voce del pubblico ed è sempre stata una voce libera, perché come tutti sanno, quando io scrivevo, e poi forse lo rifarò, o parlo gratis, quindi esprimo sempre il mio pensiero, e il pensiero del popolo è che il gioco bello fatto da gente come loro è il gioco che noi gradiamo. Adesso è anche troppo bello, nel senso che le vinciamo tutte, ma anche se dovesse andare un po' peggio, il sentire come stanno loro in campo è già molto di più del prezzo del biglietto, perché si va volentieri a vedere giocare, e questa è la cosa più bella del mondo. E quindi buon Natale a tutti, e grazie a tutti quelli che stanno comunque ritornando vicino alla pallacanestro. Poi sono rose e fioriranno sicuramente. Stanno già fiorendo, direi. Io volevo dire alcuni, certo, sì, a proposito di questo, così ampliare un po' questo tipo di ragionamento. Andare al Flaminio è bellissimo, ritornare un po', andare un po' all'evento della domenica, si incontra e non è così scontato far tornare questa passione e tornare al Flaminio. Quindi la cosa più bella, insieme chiaramente agli aspetti sportivo, perché poi i ragazzi sono bravissimi, stavamo proprio parlando prima fuori onda della forza di questa squadra, e che non è così scontato in un campionato di un livello buono, perché anche ieri abbiamo visto una squadra che, come abbiamo smesso di difendere, ha messo canestro e quindi è rimasta agganciata. E ritornando al discorso del pubblico, in così breve tempo ritornare a rivedere questo Flaminio veramente scalda il cuore e dà una speranza per il nostro sport, insomma. Benissimo, allora siamo agli auguri anche noi. Federica, li faccio fare a te, io poi li farò giovedì, perché abbiamo quest'altro appuntamento prenatalizio. Grazie mille Roberto, e auguri a tutti di buon Natale.
Benissimo, gli auguri invece se li sono fatti, ce li siamo fatti, perché insomma c'è anche Icaro nella compagine solitaria di RBR, venerdì con l'RBR Christmas Night. È stato un bel appuntamento, dove non sono mancate anche le sorprese, gli aneddoti, i ricordi e anche le rivelazioni, che noi abbiamo riassunto in un servizio che vi proponiamo in chiusura di trasmissione. Prima andiamo però dagli amici di Fisiochinetica e poi andiamo a vedere quanto è accaduto appunto nella RBR Christmas Night. Intanto io agli amici di calcio.basket faccio i migliori auguri di buon Natale, però vi aspetto per gli amanti della pallacanestro giovedì alle 20:35 per RBR che gioco il basket. Con la stagione fredda iniziano i dolori? Per problemi di artrosi, traumi o incidenti sportivi, a Fisiochinetica studiamo il programma riabilitativo su misura per te. Con la nostra esperienza e professionalità potrai alleviare il dolore e ritrovare il benessere. Centro di riabilitazione Fisiochinetica. Il primo consulto è gratuito. Ci trovi a Sant'Arcangelo, via Ugo Braschi 12, Gelso Sport, Igea Marina, Domus Medica, Nova Feltria e su internet fisiochinetica.it. Essere qui oggi e vedere queste persone è incredibile perché siamo nati quest'estate, è una cosa nuova, è un sogno che si avvera, e oggi ci rendiamo veramente conto di quello che abbiamo fatto. Vedo fra i tantissimi che ringrazio di essere presenti persone con le quali io ad esempio ho iniziato a giocare a pallacanestro con la maglia della Sarila. C'è il mio ex capitano Riccardo Cervellini, Giove Boldrini. Arcangeli. Ecco, giustamente noi adesso abbiamo un occhio puntato sui giovani, settori giovanili, bambini, però anche questo rivedere queste persone che si impegnano con questa passione, con questo amore per questo sport, credetemi, mi dà una grandissima emozione. Una spinta forte che mi ha portato a cercare di ideare e assieme a Davide e a Moreno costituire questa società, e una parte forte è quella familiare. Non c'è mio babbo qui, però tanto la spinta che mi veniva da dentro era per ridare a mio babbo, a Riccardo, a Giampiero, a Giove, un ruolo di primo piano nel basket riminese. Ci troviamo a una cena con Giove, che, eccetera, e alla fine viene fuori da qui, bisogna decidere chi fa il presidente. Ho detto, vabbè, decidiamo, siamo tutti qui, decidiamo chi fa il presidente. E ho capito che quella cena era stato un mezzo bidone, insomma, alla fine. È un esempio RBR di come è stato poi tutto sommato difficile ma anche semplice, bastava rispondere a una domanda, cioè come riuscire a rimettere insieme i cocci di qualcosa che comunque ha creato un bel albero che adesso sta crescendo sano. Quando invece abbiamo visto che stava nascendo questo progetto così forte, così serio, noi non è che non abbiamo avuto un dubbio, noi ci siamo sentiti solo riminesi, sapevamo da che parte stare. Il programma è stato offerto da Nuova Ricerca. Thermocontrol Service. (Susurra)